Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, siamo di nuovo qui, io e Agnese Mandetta. Ciao Agnese! Ciao a tutti, good morning, thank you so much for having me and I hope this program will be interesting for you all. Ecco, però adesso ce la devi tradurre, come dicono a Roma, perché non tutti ancora i telespettatori hanno fatto un corso con te, insomma, televisivo di 10 puntate, però la traduzione la devi fare, perché ancora non so proprio al 100%. E dunque, ragazzi, grazie per ricevermi nelle vostre case, per riceverci nelle vostre case e speriamo che questo programma di oggi possa essere interessante per tutti voi e utile soprattutto. Assolutamente sì, lo posso testimoniare io, insomma, da quello che mi dicono le persone che incontro continuamente, dalle mail che riceviamo di congratulazioni. Che cosa hai in mano? iPad, il mio ufficio portatile, io senza l'iPad non esisto, quindi... E quindi che cosa... Lo porto sempre da tutto. Che cosa c'è sul tuo portatile? Ci sono delle slide, quindi continuiamo oggi? Sì, continuiamo con le slide che hanno a che vedere con il fatto di augurare cose belle ai nostri clienti, ai nostri ospiti, ai nostri amici e conoscenti se lavoriamo con persone che parlano l'inglese, quindi impariamo a comunicare in maniera positiva con tutti. Se gentilmente mi passi la prima slide, facciamo un ripasso di quella che è stata la puntata precedente e spieghiamo questa costruzione che è appunto il verbo enjoy. Eccola. Ricordiamo qui. Grazie. Ricordiamo ai nostri cari telespettatori che questo corso di inglese verte sul creare, sull'imparare delle frasi fatte con delle piccole parti che si possono cambiare, quindi con una frase riusciamo a fare tante 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 cose. Dunque, per augurare cose belle usiamo il verbo enjoy, l'aggettivo your che significa tuo, vostro, suo, di lei, persona alla quale sto dando del lei, e poi mettiamo il nome che ci interessa in quel momento. Quindi parlavamo di enjoy your meal, che significa buon appetito, enjoy your Christmas holidays, divertiti, fruisci delle tue vacanze natalizie, enjoy your holiday in generale, goditi la tua vacanza. E quindi oggi impariamo a dire goditi il weekend che sta per arrivare e quindi enjoy your weekend, goditi il weekend, goditi il tuo weekend, il tuo fine settimana. Come vedete, weekend è un'altra delle molteplici parole in inglese che sono composte da due parole distinte e separate, week che significa settimana, end che significa fine, weekend. Quindi goditi il weekend, enjoy your weekend. In ambito invece, per esempio, di un hotel, di un B&B, di uno spa, eccetera, possiamo dire ai nostri ospiti: godetevi il vostro soggiorno presso il nostro stabilimento, quindi enjoy your stay, goditi, godetevi, si goda il soggiorno nel nostro stabilimento, che può essere appunto un hotel, un B&B, uno spa, qualsiasi cosa che serva per ricevere una locanda, ecco, qualsiasi cosa che insomma è diretta alla ricezione di persone che vengono a mangiare e a dormire nel nostro stabilimento. Poi, se andiamo invece alla slide numero 5, impareremo a dare gli auguri in un certo senso.
Quindi auguriamo alle persone che conosciamo di divertirsi in una determinata festa. Ecco, io per esempio vivo in un'altra città, la mia amica sta per fare una festa di compleanno, ci sentiamo per Skype e io le dico enjoy your birthday party, goditi la tua festa di compleanno, enjoy your birthday party, enjoy your engagement party. Ok, engagement significa impegno, però nel linguaggio giornaliero quotidiano significa anche fidanzamento. Quindi un engagement party significa una festa di fidanzamento. Un retirement party significa una festa di pensionamento, ossia quando è l'ultimo giorno di lavoro del signor Smith che adesso ha compiuto la bella età di 65 anni e vuole andare in pensione, noi possiamo fargli una bella festa di arrivederci, una bella retirement party, e quindi enjoy your retirement party, potrebbe augurare il collega che magari è in un'altra città e si sente con il festeggiato per telefono, per Skype o per Zoom, e gli augura appunto questa bella cosa, enjoy your retirement party. Bene, io invece... scusami, no, dicevo, sono molto felice di questa spiegazione, di queste due puntate dello speciale che stiamo realizzando, perché questa parola enjoy, ecco, avevo difficoltà nel carpire proprio, e anche capire, insomma, il suo significato, il suo modus. Sì. Questo volevo dire. In effetti, ragazzi, è molto molto importante assumere una mentalità diversa. Quando noi impariamo una nuova lingua, non significa che continuiamo ad usare la nostra grammatica, il nostro lessico, cambiando poi le parole, mettendoci le parole inglesi. Ecco, non è possibile fare questo, non saremmo capiti. Quindi è veramente tanto tanto importante fare un piccolo sforzo e riuscire a leggere, guardare trasmissioni, tradurre o farci tradurre determinate espressioni in modo tale da poter entrare in questa nuova mentalità e carpire appunto come si comunica un determinato significato. Quindi l'inglese è una lingua molto precisa, fatta di migliaia di parole composte che si possono facilmente separare, e quindi le possiamo mettere in ordine nel nostro armadio grammaticale, lessicale, e è una lingua che, se ben spiegata, si impara facilmente, ed è una lingua che ci aprirà le porte del mondo, perché è la lingua franca del mondo moderno. Quindi con una sola frase possiamo fare tante 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 cose, cambiando semplicemente una parte di questa frase. Quindi, per esempio, se abbiamo bambini che si vedono, che si fanno insieme una piccola festa, speriamo che quando passi questo brutto periodo si possa ritornare anche a questo, allora possiamo avere dei bambini che vanno a casa della zia o di una delle mamme e avere uno slumber party. Slumber party, slumber significa appunto dormire, e quindi slumber party è una festa in pigiama dedicata ai bambini, che poi rimangono a casa della persona, che della famiglia che li ospita, tutti insieme, che quindi fanno giochi e socializzano. E quindi si può dire slumber party o pajama party, come si dice in inglese americano, pajama, non pigiama, pigiama è inglese britannico, pajama è inglese americano, quindi pajama party, slumber party. Okay? Ci stai facendo scoprire insomma definizioni e pronunce che non conoscevamo, davvero Agnese, pagiama, cioè, no, yeah. Cioè mi fa rimanere assolutamente insomma di ghiaccio, no? Allora, se vuoi ti spiego una piccola curiosità.
Dunque, i pigiama in realtà si chiamano PJ, quindi la P di iniziale e la J di pigiama, PJ, go put on your PJ, eh? Vai a metterti il pigiama, caro, dai. I pigiama, come i calzini, come i pantaloni, come i jeans, sono sempre plurali perché sono formati da due elementi che non si possono vendere separatamente. Quindi ci sono dei nomi, abbiamo parlato dei nomi incontabili in inglese, ti ricordi, come l'acqua, il tempo, sì, il caffè, eccetera. Adesso parleremo dei nomi plurali, che sono sempre plurali, come per esempio le forbici in italiano. Molto spesso noi diciamo passami la forbice, no, 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 passami le forbici. Quindi in inglese dobbiamo assolutamente rispettare questa cosa, ossia tenere presente che le parole come pagiama, come trousers, come shorts, come socks, che sarebbero i calzini, sono sempre plurali perché sono appunto formate da due elementi indissolubili. Non si può vendere un calzino alla volta, se ne devono vendere due alla volta, quindi saranno sempre sock. E a pair of socks, un paio di calzini, sarebbero appunto due calzini, non due paia di calzini. Quindi ci sono cose che sono un po' difficili da imparare, però aiuta molto questo ragionamento, diciamo, che si fa dietro le quinte da italiano in questo caso, e pensare che i jeans in realtà sono sempre al plurale perché hanno due gambe, come i pajamas, pajamas, PJs, quindi pajamas si dice proprio in plurale perché hanno due gambe, quindi shorts, che sono i pantaloni corti e vengono dall'aggettivo corto che è short. Quando tu dici short con la S del plurale, stai indicando i pantaloni corti. E quindi si usa questo plurale sempre per indicare un elemento composto da due elementi indissolubili. Ecco, quindi bene, pagiama. Allora con pagiama pagiama party si chiama così perché pagiama diventa un aggettivo. Qui entriamo già in una sezione un po' più difficile dell'inglese, che non tratteremo assolutamente. La racconterò a mia figlia questa sera. Appunto la alla piccolina, sì, anzi ne colgo l'occasione per salutarla. Lei segue il tuo programma e mi ha detto: mamma, papà, ma perché non mi saluti Agnese? Io la seguo e stasera in anteprima, perché il programma è registrato, le dirò: Benedetta, fino adesso hai sbagliato pronunciando il pigiama party che fai con le tue amichette. Il prossimo sarà un pigiama party. Perfetto. Vero? Vedi che apprendo bene, nonostante l'età, Agnese. Bravissimo, bravissimo. Un saluto a tua figlia, a tutte e due. Dunque, detto ciò, ricordiamo quindi che si può utilizzare un qualsiasi nome con questa costruzione enjoy your per augurare cose belle. Quindi enjoy your trip, goditi la gita, enjoy your cruise, goditi la crociera. Quindi una piccola curiosità: il bravissimo attore americano Tom Cruise, che è uno dei miei attori preferiti, lo adoro in come, ogni come modo si pronuncia che... Tom? Cruise. No, Tom Cruise. No, il nostro caro attore si chiama Tommaso Crociera. Davvero? Guarda, prendi il dizionario e vai a vedere. Tom è Thomas, no? Tommaso. Cruise è Crociera, quindi Tom Cruise si chiama Tommaso Crociera. Però noi l'abbiamo sempre chiamato Tom Cruise. È sempre per quella cosa che noi italiani parliamo l'inglese a modo nostro. E allora, dicevi? Dicevo che enjoy your cruise significa goditi la tua crociera.
Quindi enjoy your trip, goditi la gita, una trip è una gita giornaliera, quindi enjoy your flight, goditi il tuo volo, qualsiasi cosa che insomma tu possa augurare ad una persona, enjoy your ice cream, kids. Bene, allora io ti ringrazio come sempre perché la puntata ormai è arrivata al capolinea per questa volta, poi sì. Continueremo insomma nelle prossime a raccontare aneddoti ma anche tante regole, pronunce sempre per la nostra carissima lingua franca. Benissimo, io vi ringrazio tanto di cuore e spero tanto di poter trasmettere a tutti voi o anche solo a una parte di voi tutti che ci seguite la mia passione per la nostra passione per l'inglese e soprattutto un affettuoso saluto a tutti coloro che sono nei paesi anglofoni, a tutti i nostri cari italiani che sono via dall'Italia. Vi pensiamo, vi portiamo nel cuore e vogliamo che ci contattiate, vogliamo conoscervi. Allora non Ciao. Mi resta che dire ai nostri telespettatori enjoy your program. Enjoy your program, people. Thank you so much.